stancato da vivere in mezzo ai fantasmi. Ste alibi, chi so? Per una persona non c'è più. Ma guarda che avete tante riporte morti indietro. Non mi do più di prendere ordini. E ora che sta città passa di mano. Infatti sono entrato in polizia per rifarmi la vita. Non sto più al servizio tuo. Che cosa ti ha fatto pensare di poter decidere? E mo sempre io decido che l'ora di metterci un altro fantoccio al posto tuo. Prima il problema erano mio padre, tuo padre, tuo fratello. Non ci stanno più, il problema ce l'avevamo lo stesso. C'è un dato che vale la pena ricordare, che mi piaceva ricordare, ovvero sia che per 72 settimane la serie, la prima stagione di Suburra è stata la più vista su Netflix Italia. Sì, sulle... tra le prime. Giusto? Tra le... Sbaglio nella oppure? Nella top 20, sì. Nella top 20, per 72 settimane. È un grandissimo risultato. 72 settimane sono tante, eh? Sì, quindi adesso con la seconda stagione, se non so 73, sì, è un problema. Diciamo che è molto aspettata, c'è tanta attesa da parte dei fan, e ne siamo felici, significa che abbiamo fatto un buonissimo lavoro in prima stagione. Speriamo anche nella seconda, però sì, sono convinto che piacerà molto. Netflix, per voi giovani attori, beh, c'è chi ovviamente ha più esperienza che meno, chi è più riconosciuto e chi meno, però comunque è sicuramente un palcoscenico che aiuta tantissimo i giovani attori, certo, ad emergere, no? Forse anche più rispetto al cinema, anche per il modo in cui, per quanto riesce ad arrivare, no, per quante persone riesce ad arrivare. Beh, se pensiamo solo che siamo Netflix in 190 paesi per 139 milioni di utenti, già questo dato. Facciamo un calcolo matematico che adesso non siamo proprio difficilmente. Cioè, già, ma banalmente si può pensare a quello che è il riscontro dei social. Che ti scrivono da tutte le parti del mondo, sì, diciamo che è veramente molto... No, questa è la cosa importante, aggiungo se è possibile, che il fatto che ci contattino da tutte le parti del mondo significa che i personaggi non sono tipicamente o soltanto romani o italiani, sono dei personaggi che sono stati affrontati secondo me in una maniera intelligente, cioè quella di essere empatici e di creare una, certo, un'universalità nel loro linguaggio, quindi per me questo è molto importante. E poi vorrei, non c'è bisogno di spezzare nessuna lancia. Sei liberissimo di parlare. Non c'è bisogno di spezzare nessuna lancia, però... Sta prendendo tempo, sta prendendo tempo. Io di calcio volevo parlare. Sta prendendo tempo. No, volevo dire... Cerca di allungare il più possibile, cioè, si è fatta una certa, purtroppo. Ho visto che cercavo il telefono. Su Wikipedia. Ultima partita a Roma. Elogiare ancora di più Netflix, perché non solo dà questa possibilità così grande, ma ha anche la libertà di prendere attori, parlo nel mio caso, insomma, sconosciuti o poco conosciuti, e dando loro una grande libertà, sia nella possibilità di avere un lavoro così, così importante, sia di lavorare su un personaggio. Su un personaggio quindi anche completamente diverso da come si è, perché spesso si ha la tendenza nella TV generalista di prendere i personaggi, scegliere gli attori per come sono rispetto al personaggio, per facilità, per velocità, ma non è quello il mestiere dell'attore. Sì, ma poi... Quindi, scusami tu. Dà quindi una grande possibilità. Ti spara poi, attento. No, pensavo avesse... ma io sono un samurai. Hai ragione, è vero. Io quasi mi allontano allora. Giuro, pensavo avesse finito. No, ma ho finito. Insomma, quindi a più livelli è una grandissima opportunità. Sia la visibilità, come avete detto, 190 paesi, sì, è un risultato che nessun'altra piattaforma e nessun'altra realtà può dare, soprattutto in Italia. E poi a vari livelli, come ho appena detto, è una grande possibilità per tutti gli attori, che sono il 98%, cioè quelli che conosciamo sono il 2% degli attori che esistono in questo paese. Sì, no, ma non solo per gli attori, ma in tutti i lati creativi, esatto, in fase di sceneggiatura, di regia, loro lasciano molta libertà. E si vede. E questo sicuramente vede. E esatto. Soprattutto si tende sempre a una qualità molto, molto importante, alto. E questo alza il tiro... ovunque, non solo in Netflix, ma tutti gli altri, anche nel cinema, si tende sempre di più a una qualità, a nuovi progetti, a nuove idee, e questo è veramente bello, è un bellissimo momento. Assolutamente. Prosi di Netflix, qual è la serie che state vedendo in questo momento che vi piace un casino? Vado io, ve la so. Vai, te le sai tutte, te le vedi. Vabbè, eravate preparata questa. Io quella che mi è piaciuta veramente tanto in questo periodo è Sex Education, che è veramente molto, molto bella. Veramente bella. E ti affezioni tantissimi ai personaggi. E poi c'è quell'humor british che a me fa impazzire. Gli inglesi sono straordinari, sì.
Vai, ok, vedi che prendeva tempo. Il metodo Kominsky a me è piaciuto tantissimo, ma anche sempre inglesi, delle serie straordinarie tipo Dr. Foster di Mike Bartlett, o anche, ce ne sono tante, non mi ricordo, proprio la drammaturgia inglese a me piace moltissimo, Sex Education. Come l'ultima Netflix che mi sto guardando, perché l'ultima mi ero visto in realtà non è Netflix, e comunque lo voglio dire perché è una serie per me comunque sì, bellissima, sì, che è Patrick Melrose, che è una serie veramente bella. C'è un puntino bella. Rosso. Lo so. Non è Netflix. Vabbè. Se no su Netflix è uscito, seguo molto anche quelli che sono documentari, le serie documentari, sono uscita una su Ted Bundy, che comunque mi intriga, non so perché ho qualcosa di malato dentro, quindi io mi seguo tutte queste, le cose più macabre che possono esserci, io me le guardo. Quindi siete professionisti. No, ma ci sono dei documentari su Netflix. Sì, clamorosi. Ma ce n'era uno bellissimo, era Making a Murder, che realizzando quella che è molto bella. Se vuoi te lo dice in Sinti, Sì, ma beh, comunque siete dei professionisti, non mi avete detto neanche una cosa sportiva, no, vedi? Non prendete proprio l'aggancio, capito? Però lui scia molto bene. Scia, bravissimo a sciare. Sì, bravissimo a sciare. Senti, no, vi evito la domanda sulla preparazione fisica della serie, che vabbè. No, vi volevo dire, avete parlato ovviamente della Roma, insomma, che di questi tempi parlare di Roma malata è fin troppo facile, diciamo, sai, gli episodi di cronaca, eccetera. Vi chiedo, per concludere, tre cose meravigliose di questa città. Da chi vuole a testa, io sono tre a testa, se non è romano, facile. Quindi... tre insieme, io ne dico una, intanto la carbonara. Posso? E la matriciana. Vengono solo banalità, i monumenti, il paesaggio, il fiume. Che non è però c'è tanto cuore veramente nei romani, c'è un'umanità che è veramente bella e io venendo da fuori la riscontro subito. Molto molto bella da raccontare, come vediamo molto spesso nel cinema e nelle serie TV. I colori, scusami, il tramonto. I colori, soprattutto quelli dello speaker romanista. Da speaker romanista, non potevi. Hai visto che l'hai fatto l'aggancio sportivo? Ci siamo riusciti alla fine. Allora, io ringrazio di essere stati i nostri ospiti. Grazie a te. E diamo quindi appuntamento su Netflix con Suburra 2, 8 episodi. Esatto. E chi rivedo per Suburra 3 qui? Vabbè, non si può dire, non si può dire. Lo sapete anche voi. Un saluto e alla prossima, grazie ancora. Grazie. Ciao. La politica la controlliamo noi. C'è chi cade e c'è chi prende il suo posto. Le cose cambiano prima o poi. Noi torniamo per comandare. Noi se dobbiamo rimettere insieme. Noi tre contro tutti. Se torna, mi do. Ci siamo messi contro gente potente. Cambia tutto.